Zino. Forza, Zino. Vieni a salutare tua madre. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا Thank you.
Scusi, chi le ha detto che suo padre vive qui? Il notaio. Non l'ha avvisata? No. Non l'ha fatto. Ma qui non c'è nessun Farid. Sarà sicuramente un caso di omonimia. Ci sono molti Shekib in zona. Da dove viene suo padre? Da Tipasa. È molto bella Tipasa. Soprattutto il mare. Non so se lei lo sa, ma i Shekib sono originari della Spagna. Sono stati cacciati nel XVII secolo, non nel 1492. Tutti pensano che i musulmani siano stati cacciati quell'anno, ma non è vero. Furono gli ebrei ad essere cacciati. La gente si sbaglia. A quanto pare ha sbagliato anche lei. Non sono venuto qui per regolare i conti. Lei e sua moglie? No. Shekib è il mio cognome da nubile. Gli dica che mamma è morta. Non so se lo sa, ma i miei non hanno mai divorziato. Il mio biglietto da visita, se avesse voglia di rivedere suo figlio. Suo padre non abita qui. Arrivederci, signora. Lola! Stai bene? Mia moglie è morta. Tua moglie? Sì, mia moglie. Lola! Lasciami sola. Catherine! Lola ha perso sua moglie. Ha perso cosa? La moglie di Lola è morta. Tu come fai a saperlo? Prima è venuto suo figlio, Zinedine Shekib. Li ho lasciati soli a parlare. È ancora qui? Se n'è appena andato. E quando sono andato da Lola mi ha detto: mia moglie è morta. E ha cominciato a piangere. Dov'è Lola adesso? Nella sua stanza. Mi dispiace tanto, Lola. Avrei preferito morire prima io. Non dire così. Scusi, posso avere una birra? Gliela prendo subito. Vuoi che vada a chiamarla? No. L'hai conosciuta, la moglie di Lola? Non rispondeva neanche alle sue lettere. Vieni a mangiare? Fred ha preparato una zuppa squisita. Non ho appetito. Lasciala lì. Non ce l'ho fatta a dirglielo. Credi davvero che non sappia niente? Guarda qui.
Hai visto? Zino Shekib, accordatore. Le piano de passage. In fin dei conti, è un artista, come suo padre. Racconta. Non mi hai mai detto niente. Che tipo è? È un gran bel ragazzo. Ha preso da suo padre. Voglio due bei steli di marmo per mia sorella. Quelli o niente? Tranquilla, avrai i tuoi steli di marmo. Mi passi l'acqua? Tieni. Grazie. È per la sua anima. A proposito, non mi hai detto cosa ne pensa il notaio? Dice che se è sposato potrebbe essere un problema per la successione. Lola. Lola non è un nome francese. Perché? Rashida è francese? Guarda, questo sei tu con lui. Gli somigli molto. La mela non cade lontana dall'albero. Mi ricordo quando ha tolto tutte le sue foto come se non fosse mai esistito. Succede spesso quando ci si separa. È successo molto tempo dopo. Qui era con il balletto di Mosca. Non riesco a credere che sia poligamo. È un vero magrebino. Non è che abbia molta fantasia. Un ballerino con una ballerina. Devo andare a Parigi. Vuoi che venga con te? No, no. Devo farlo da sola. Mi hai resa dipendente. Oh, bene, adesso è colpa mia. Ma no, che non è colpa tua. Ho paura di tutto qui. Vedrai, Lola, andrà tutto bene. Sì, come no. L'ho abbandonato e ora piombo nella sua vita. Come può andare bene? Hai firmato tu la ricevuta di ritorno? Sì. Lola Shekib. Ma no. Farid. Non vorrai ricominciare a fumare? Farid!
Che sta facendo? La valigia. Non ha ancora finito. Sei ridicola. L'ho fatto io quel cappello. So che non ti piacciono i maschi, ma è meglio che ti abitui. Perché ti sei conciata così? Che faccio? Mi presento e gli dico: Zino, sono tuo padre? Beh, sì, sei suo padre, che gli piace o meno. Perché secondo te ho l'aspetto di un padre? No, direi più quello della nuova madre. Smettila. Non c'è niente da scherzare. Sicuramente seppellirà Malika in Algeria. Non potrò neanche andare sulla sua tomba. Non c'è del vino? Tieni. Fred, metti un po' di musica, ti dispiace? No, niente musica. Sono in lutto. Dura 40 giorni il lutto musulmano? Sì, niente musica, niente tipo... Niente. Non puoi bere, né scopare, nulla? Certo che sai essere volgare quando vuoi. Lola, hai scelto tu la tua vita, hai scelto persino il tuo sesso, non puoi mollare ora. Quando ho detto ai miei genitori che ero gay, mi sono scusato. Non dirlo neppure, non lo voglio un figlio gay. Ti sarei anche fatto crescere le tette e tagliare il pene, ma resti sempre un macio del sud. Ma è proprio questo che ti piace di me. Oh! Oh! Oh. Within the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. See that man all dressed in white. God's gonna trouble the water. Allora, ragazze, sicuramente l'avrete già saputo. Dovrò assentarmi per un po', ma questo non vuol dire che sarete in vacanza. Vi lascio degli esercizi da fare. Adesso mettiamoci in cerchio e lavoriamo ancora sul movimento del bacino, perché dovete perfezionarlo. Fred, puoi metterci un po' di musica? Avanti, Raja, comincia tu. Brava. Così, brava. Perfetto. Tocca a te, Anna. Bene, così. Pensate alle mani, pensate alle mani. Guardatele, guardatele, sorridete. Ci vieni al concerto questa sera? Non lo so, ti faccio sapere. Per caso conosci qualcuno che vorrebbe prendere un gatto? Irene stasera viene con la sua coinquilina. Chiedi a lei se vuole il tuo gattino. A stasera. Ciao. Nelok? Che palle. Memlelok.
Buongiorno. Buongiorno. Posso aiutarla? Sto cercando... Avete dei tamburelli? No, mi dispiace, non vendiamo strumenti. Quelli che vede sono qui in riparazione. Lavora qui, Zino? Sì, dovrebbe essere qui a momenti. Gli spartiti invece sono in vendita. Ciao. Tutto bene? Uh-huh. È venuta una signora che ha chiesto di te. Ah sì? Una cliente? No, non credo. All'inizio voleva un tamburello. Poi mi ha chiesto se lavorassi qui. Non ti ha detto chi fosse? No. 50 anni, alta, mora, voce profonda. Una cougar, ecco. Perché dici che è una cougar? Beh, per il suo aspetto. Una cougar. Abbiamo degli appuntamenti? Sì, alle 15, Panoschi. Ok. Torno subito. Ho parcheggiato male la moto. Cabina telefonica qui vicino. Se deve telefonare può farlo dal bar. Certo che devo telefonare, ma non dal bar. In passato c'erano le cabine telefoniche negli hotel. Vuole che le presti il mio cellulare? No, grazie. Le Piano du Passage, buongiorno. Vorrei parlare con Zino. Zino Shekib, per favore. Sì, sono io. Pronto? Sì, sì, salve. Avrei bisogno di accordare un piano. Che marca? Di che anno? Non saprei dirle. È un pianoforte a coda. D'accordo. Si trova nell'hotel Richmond, l'hotel Opera Richmond. Rue du Helder, numero 11. Nono arrondissement. D'accordo. Vediamo, possiamo fare giovedì? Alle 11.30? D'accordo, a giovedì. Le lascio il mio numero di cellulare. 06 74 94 13 74. L'ho scritto. La ringrazio. Arrivederci, signora. Ci vediamo giovedì. Siamo mai andati all'Hotel Richmond? No, non credo, no.
È per giovedì? Sì. Il notaio Bonard, per piacere. Scala 1, secondo piano. Buongiorno. Buongiorno. È possibile vedere il notaio Bonard? Sì, ha un appuntamento. No, ma ho portato la raccomandata che mi aveva inviato. Di quale pratica si tratta? È per la pratica Shikib Zemuri, ma forse è meglio che io ritorni. Non serve, lo avverto che è qui. Si accomodi, la prego. Lei è? Shikib, la signora Shikib. Notaio? Sì? C'è qui la signora Shikib per la pratica Shikib Zemuri. Vuol dire il signor Shikib? No, non è il signore, ma la signora. Ne è certa? Sì. Va bene, la faccio entrare. D'accordo. Signora Shikib? Signora Shikib? Sì, sono ancora io. Sono Farid Shekib, il marito di Malika Zemuri. Non devo spiegazioni. Può aprire, per favore? Sì, certo, le apro subito. Ad ogni modo, cedo la mia parte a mio figlio. Aspetti, lei è diventata una donna? Mi preme farle sapere che io sono una vera donna. Non sto contestando la sua femminilità. Ma considerato che non ha cambiato lo stato civile, lei è ancora un uomo sposato con una donna. Ho un amico che quando vede la Torre Eiffel dice... La Torre Eiffel, quella vecchia checca. No. Non ho cambiato il mio stato civile. No. È più semplice per dividere l'eredità. E noi che pensavamo che fosse poligamo. Zino crede ancora che io sia la moglie di suo padre? Credo di sì. Pensate, si lava le mani prima, durante e dopo mangiare. Ha bisogno di un bravo medico. Vado a fumare. Sei sparito. Mi faccio desiderare. Ho avuto dei problemi. Dei problemi? Credevo che non volessi più vedermi ormai. No, non è così. Ah no? E di che si tratta allora? Ti vedi con un'altra? Ho fame. Ordino da mangiare. Ti va? Sì. Tieni. Grazie. Ordino cinese. Sì, mi piace il cinese. È buono. Allora.
Che dici? Ti piace? Sì, mi piace. Sai, mi ricorda un po' My Funny Valentine. Sì, è vero. Mi sono ispirato a quella. L'ho composta per te. Ah, sì. È un po' triste, ma è molto bella. Mia madre è morta. Quando è successo? Emorragia cerebrale. Non ho potuto fare niente. È stato improvviso. Perché non mi hai detto niente? Non lo so. Mi dispiace tanto. Non volevo rovinare l'atmosfera. Adorava la musica. È lei che mi ha fatto amare il pianoforte. Grazie a lei se sono accordatore. In Algeria lavorava come costumista al Teatro Nazionale di Algeria. E poi quando è arrivata a Parigi ha cominciato a fare la sarta. Era simpatica. Andavamo d'accordo. E tuo padre cosa fa? Non lo so. Non lo conosci? In realtà non l'ho mai conosciuto. Ti va di parlarne? Sa suonare il piano? No. Che peccato. Buongiorno. Mi avete chiamato per accordare il pianoforte. Attenda. Sono del piano du passage. Qui non c'è scritto niente. Mi informo subito. Intanto vada pure, il piano si trova nella hall. D'accordo, grazie. Siamo stati noi a chiamare. Questo è l'hotel Richmond. Sì, questo è l'hotel Richmond. Salve. È stata lei a chiamare? Mi dispiace, so che può sembrare un tranello. È colpa mia, devo essermi sbagliato. Conosce questo signore? Sì, ci conosciamo un po'. Se avete bisogno di me, sono alla reception. Zino,
Dobbiamo parlare. Per dirmi cosa? Che è sua moglie o sua sorella, forse? Né sua moglie né sua sorella, sono io. Sono Farid, tuo padre. È uno scherzo? No, non è uno scherzo. Sono tuo padre. Non ti avvicinare. Non so cosa mi trattenga dallo spaccarti la faccia. Tu sei pazzo. Ve l'ho portato la settimana scorsa. Sì, ha ragione. Mi scusi, ma c'è stato un contrattempo. Sarà pronto domani, glielo ho detto. Verso che ora? Le 14. Ok. Grazie. A domani. Com'è andata all'Hotel Richmond? Nulla di fatto, era uno scherzo. Ah, Zino, hanno chiamato dal conservatorio. Sono senza accordatore. È urgente, devono fare un concorso. D'accordo. Tutto bene? Tutto bene. Thank you.
l'altro, l'ultimo, poi salgo in camera. Sì, signora. Davvero, eh? Non dico bugie. Non si preoccupi. Mi piace sentirla suonare. È molto gentile, grazie. In questo momento non posso rispondere. Lasciate pure un messaggio. Non le va di rispondere. Ciao, Rashida. Sono Farid. Farid, il marito di Malika. Sono venuta a Parigi, il notaio te l'avrà detto. Ascolta, richiamami, è meglio. A qualunque ora. Buonanotte. Buonanotte, signore. Ti servono gli occhiali? Sei miope? Mi scusi, signora. Buonanotte. Buonanotte. Dove vuole andare? Mi porti in giro per Parigi. Non vedi una donna alta e mora? Non vedo una donna alta e mora. Dove sei? Sono nell'area musulmana. Ce ne sono diverse. Hai una mappa? Non mi serve una mappa. Farid? Sì, sono io. Sono Farid. Sono Lola. Ti riconosci? Ti riconosco. Non è che non ti riconosca, ma cerco di confrontare il prima e il dopo. Mio Dio, Farid, ma che cosa hai fatto? Niente. Mi sono permessa di modificare il suo operato. Ci sei riuscita? Non ci posso credere. Non hai lesinata sulle tette. Oh, accidenti. Aspetta. Brutta la vecchiaia. Pensa se ci vedesse. Malika non era il tipo da scandalizzarsi, almeno non all'inizio. Non mi ha mai voluto raccontare nulla. Lo sapeva che ero solo una povera fanciulla. Non le ho mai nascosto niente. Mai. Tu avevi dei dubbi. Onestamente credevo che fossi gay. No. Sono un etero diventato lesbica. Ha chiesto lei di essere sepolta in Francia? È stato Zino. Voleva fosse vicina a lui. Neanche io voglio essere sepolta laggiù. Salve, signor Shekib. Sono la portinaia di Rue Poliveau. Sono riuscita a recuperare il gatto di sua madre. Può passare a prenderlo quando Buongiorno. Vuole. Buongiorno. Lei è l'accordatore? Sì. Piacere. Da questa parte, prego.
che forse è una domanda sciocca da fare, ma va un po' meglio? Mi sento perso. C'è qualcuno? Zino, sono io. Che ci fai qui? Sto sistemando casa. Io direi che stai frugando. Cosa sono? Delle lettere di tuo padre. L'hai contattato? Ci siamo visti. Ti ho forse chiesto qualcosa? Zino, non farti dominare dalla rabbia, o avrai dei rimpianti per tutta la vita. Non sono dominato dalla rabbia, ne sono pervaso. Del Meloc, l'hai trovato? Posso portarlo a casa? Andava così d'accordo con Caramello. Zino, ascolta, lei lo sapeva. È stata tua madre a chiedergli di sposarla. Non ti importa sapere che mio padre è diventato? Zino, ormai è fatta, è il destino. Sì, certo, è il destino. Non possiamo cambiare gli eventi, solo noi possiamo cambiare. Non avrà più neanche il pene. Zino, sei in salute, sei un bel ragazzo. Nonostante tutto ti hanno cresciuto bene. Ti serviva proprio il suo pene? Sì, l'avrei appeso come portafortuna. Senza di te sarei al manicomio. Ho come la sensazione che tu cerchi di rinchiudermi in un'altra prigione. Mi dici che nostro figlio rischia di soffrire a causa mia, di essere traumatizzato. Ma non è a causa mia. È per colpa dello sguardo degli altri. Hai sempre saputo la verità, non ti ho mai nascosto nulla. Mi sono sforzato di essere come volevi, non ci sono riuscito. Hai visto che a volte ero peggio di un drogato in astinenza. Rimpiangevo il manicomio. Non so come sarebbe stata la nostra vita in un altro mondo. Perciò me ne vado. Almeno questo te lo devo. Sì, sono testardo. Forse è l'unica cosa che ho preso da quel mostro di mio padre. Lascio Parigi. È il prezzo da pagare per rimanere in vita, per non gettarmi nella Senna. Ti chiedo un favore. Se il tuo cuore te lo permette, e so che hai un cuore grande, consentimi di vedere nostro figlio, di tanto in tanto, anche da lontano. Addio, mia vecchia amica. Farid. Buonasera. Buonasera. Mi ordina una pizza, per favore? Una quattro stagioni? No, stavolta cambio. Posso vedere il menù? Grazie. Prendo una pizza regina. Una regina per una regina. E poi, per cambiare, del vino rosso. Cosa vuole che le prenda? Va bene un Chianti? Vada pure per il Chianti. Buonasera. Buonasera, signora. Bravo. Potremmo trasferirci a Parigi. Hai bevuto? No. Così gli saremmo vicine. Lola, non so se ho voglia di cambiare vita alla mia età. Mia piccola Catoche, sei ancora giovane. Cosa dovrei dire io? Che cosa ha detto? Ha detto che l'aria di Parigi le fa bene. Ah, no, quella è la capitale dell'abominio. Buonasera. Buonasera. Sto cercando Shakib. Sì, un momento, la chiamo. Aspetta. Pronto? C'è qui il tecnico del pianoforte. Lo faccio salire da lei? No, io... C'è mio figlio, devo attaccare. Pronto? Zino? Sì, pronto. Sei alla reception? Sì, ma non è urgente se non... Aspetta, mi arrivo. Certo, anche tu mi hai teso una bella trappola.
D'accordo. Può aspettare lì se vuoi. No, 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 aspetta fuori. D'accordo. Grazie. Chiedo scusa se ci ho messo un po'. No, nessun problema. Mi piace la moto, ti rende libero. La uso soprattutto per non fare tardi, visto che spesso devo andare a casa degli altri. Non credevo che avresti fatto l'accordatore. E cosa credevi? Non lo so, non... Anche se è vero che tua madre mi diceva che amavi la musica. Ah sì? Ti parlava di me? All'inizio spesso. Poi dopo... Ha preferito non parlarmi più. Vuoi una sigaretta? Ho smesso, ma credo di averne proprio bisogno. Cosa vuoi bere? Prendiamo una bottiglia di champagne? Non saprei, come vuoi tu. Buonasera. 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 Cosa posso portarvi, signori? Non saprei, lascio scegliere mio figlio. Due calici di champagne, per favore. Non abbiamo lo champagne, ma se vuole ho dell'ottimo prosecco. Perfetto, una bottiglia di prosecco, bella fresca. D'accordo, grazie. Altrimenti non è buono, no? Questo è il più bel giorno della mia vita. Che padre strambo che hai. Strambo non è la parola giusta. È vero, hai ragione. Ti aspettavi un signore di mezza età e invece ti ritrovi una bella signora. Assomigli a tuo nonno, sai? Hai gli stessi occhi. Occhi da gitano. Non so se ho voglia di somigliare a un mostro. Hai letto la lettera. Testardaggine. Quella, per fortuna, è l'unica cosa che ho preso da quel mostro di mio padre. E poi lui non era un artista. E tu sei molto più bello. Ho scritto quella lettera in treno. Ho sempre sperato che mi permettesse di vederti, ma anche tua madre era molto testarda. Dimmi, che cosa ti ha raccontato? Niente. Mi ha detto che eri sparito. Come se fossi andato a comprare le sigarette e poi non fossi più tornato. Diciamo che, beh, non è andata esattamente così. O che eri andato nel SAR. Santa Malika. Era proprio brava a inventare storie. Ah, devi sapere che ha fatto di tutto per venire in Francia, altrimenti sarei ancora in manicomio. Mi chiedevo se fossi davvero esistito. Perché? Credevi di essere nato per opera dello Spirito Santo? Oh mio Dio, devo avere un aspetto orribile. Scusami tanto, torno subito.
bene, così è perfetto. Di chi è il compleanno? Di Caroline. Oggi compie 20 anni. Ah, che bell'età. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Caroline. Ho sempre sognato di avere una figlia. Mua. Mettete Varda su YouTube. WARDA. Forza, vieni, zino. Non essere timido. Non è bello mio figlio? Sì, molto. Forza, andiamo. Non diamo fastidio. Vieni. No, voglio ballare per Caroline. Sarà il mio regalo di compleanno. Buon compleanno, allora. Hai una mamma simpatica? Non sono sua mamma, sono suo papà. Ti vergogni di me, vero? Beh, che tu lo voglia o no, sono sempre tuo padre! Credi di essere un padre ora? Esatto, sono un padre! Io sono tuo padre! Guarda! Che cosa fai? Alzati! Ti fermi! Ti fermi! Alzati. No, che stai facendo? Lasciami, lasciami! Alzati! No, voglio morire! Hai rischiato di farlo! Ti togliete o no dai in mezzo alla strada? Sì, adesso ti togliamo, tranquillo! Ti ubriachi spesso così. Avanti, forza. Adesso va a dormire. Ci rivedremo. Forza, sali in camera. Dimmi che ci rivedremo. Su, vieni. Fa attenzione. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, zino. Più qui, Jacqueline? Jacqueline? No, Evie,
pensione e la sostituisco io. Il tempo passa così in fretta. Mi scusi? Il tempo passa così in fretta. Lei viveva qui? In un'altra vita, sì. Buongiorno. Buongiorno. C'è una signora che ha conosciuto Jacqueline. Signora, è forse la sua vecchia vicina? No, mi dispiace, non la conosco. Le ha detto che viveva qui? Sì. Non so proprio chi sia. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Scusami, non volevo infastidirti oltre. Nessun fastidio. Hanno quasi finito. Non mi dire che è un cane. Sì, una cagnetta, Caramel si chiama così. E quando sono qui non mi faccio mancare nulla. Certo, fai bene. Guarda, questi sono mio marito e mio figlio. È proprio un bel bambino. Grazie. Dovevi vedermi. Sono uscita di testa. Il mio ruolo di padre ha subito un brutto colpo. Non preoccuparti. Ricordati che il peggio è passato. Basta che io beva un po' e mi prende la sbornia allegra, è così. Lo so, è normale, l'emozione. Qui sono con Malika l'anno scorso in vacanza. A Barcellona. Non è cambiata per niente. Neanche una ruga. Peccato che se ne sia andata così presto. La vita è crudele. Non devo parlare così, non fa piacere a Caramel. Ehi, piccolina! Eccola, la mia principessa! Guardami, sei bella! Ti hanno fatto proprio bella. È incredibile quanto le somigli. Mi fa piacere che tu me lo dica. Malika è sempre stato il mio ideale di donna. Ci sei riuscita. Sei diventata una bella donna. Grazie. Anche se il naso, devo dire che non è proprio... Oh, quello no, io volevo il naso alla francese. Buongiorno. Buongiorno. Ha trovato qualcuno per il mio gatto? Sì, un signore che abita all'interno 14. Era molto amico di sua madre e gli farebbe piacere prendere il gatto. Non saprei, forse... Forse lo terrò io. Ci penserò su, grazie. Signor Shakib? Sì? È venuta una signora Mor, alta, molto distinta, che mi ha detto di essere una sua parente. Ha conosciuto mio padre? No, quando sono arrivata io qui era già tornato in Algeria. Beh, lui. La signora alta, Mor, è distinta. È mio padre. Hai fame? Andiamo. Vieni con me. Pronto, Zino? Sono Lola e sono papà. Insomma, quello strambo di tuo padre. Ecco, io mi volevo scusare. Sono imperdonabile. Ero così felice di rivederti. Ti lascio il mio numero di telefono. Dovrebbe comparire, ma non si sa mai. 06 20 12 24 06. Thank you.
Sono in ritardo? No, no, sono io ad essere in anticipo. Stai bene? Sì, sto bene. Il notaio mi ha spiegato quello che intendi fare, ma preferisco vendere l'appartamento. Sta a te decidere, l'appartamento l'ho lasciato a te. Non è di un tetto che avevo bisogno. Ascolta, Zino. Io e tua madre ci siamo amati. A modo nostro, ma... ci siamo amati. Perché te ne sei andato? Essere in un corpo che non è il tuo, non puoi immaginare che sofferenza sia. Non ti sei mai chiesto, neanche una cazzo di volta, se io avessi bisogno di te. Tua madre negava, ma aveva paura dello sguardo degli altri. Lasciala riposare in pace. Non parlare mai più di lei. Temevo il confronto con te. Perché ora hai la vagina al posto del cazzo. Ehi! Non mancarmi di rispetto, eh? Che faccio, gli chiamo? Sì. Chiedo scusa, il notaio ora è pronto per ricevervi. Ho ricevuto tutte le carte. La trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Algeria è ben fatta. In assenza di misure particolari, i coniugi sono sottoposti alla comunione dei beni. Il coniuge sopravvissuto, Farid Shakib, e il figlio Zinedine Shakib si spartiscono l'eredità della defunta. Non ti sei mai chiesto, neanche una cazzo di volta, se io avessi bisogno di te. Ti tengo io. Provate a prendermi, dai. Ecco, sei velocissimo. Sto arrivando, eh? Ti prendo, attento. Ti prendo, preso. Fa attenzione, Farid. E senza pietà, eh? Al tuo paese non ti sei costruito una casa, ma una reggia. Alhamdulillah. Spero che tu possa viverci un giorno. Inshallah. Buonasera. Buonasera. Vuole che le ordini qualcosa? Una pizza? No, grazie, ho quello che mi serve. Bene.
La mia chiave non funziona più. Mi dispiace, controllo subito. Non ho mai ballato una danza indiana. Lei è indiano? Dello Sri Lanka. Io insegno danza orientale. Prima ero ballerina classica al Teatro Nazionale di Algeri. Sono algerina. Questi ricordi appartengono alla preistoria. Non si sa mai. No, questa è la migliore. Somiglio un po' a Beyoncé, non trova? Gli invidiosi dicono che non è vero, ma... Io credo che le somigli. Grazie, è veramente gentile. Le faccio un autografo? Volentieri. Ciao, Zino. Scusa, ho provato a chiamarti tante volte, ma non hai risposto. C'è qualcuno con me, non sono solo. Ah, sì? E chi è? Caramel, sono brava. Shh, sta zitta. Non potevo lasciarla a casa, ha le sue regole. Ah, sì? Mi sei venuta qui per questo? No, perdonami. È per tuo padre, ma adesso va tutto bene, si sta riprendendo. Come si sta riprendendo? Ieri ha cercato di suicidarsi, ma sta bene, te l'assicuro. Ti va di andare a trovarlo? No. Non sono ricattabile. Smettila di fare l'idiota. Si trova tra la vita e la morte. Mi piacerebbe se tuo figlio ti dicesse: mamma, voglio diventare una donna. No, non mi piacerebbe, ma non l'abbandonerei per questo. Lei è mia zia Rashida. Io sono Paola. Buongiorno. Buongiorno. I segreti come tua madre. Sei un uomo adulto, fa come credi. Ciao. Ciao.
Non hai pensato a me. Sono stato un padre indegno, un marito indegno. Malika aveva ragione, ho pensato solo a me. Smettila di darti sempre tutte le colpe. Non sono fatta per essere padre. Come fai a dirlo? Non hai mai avuto l'occasione. Sei sempre stata gelosa di mia moglie. È normale. Io ti amo. Dimmi che sono insostituibile. Hai bisogno che io te lo dica? Che te lo ripeta? Anch'io ho bisogno di sentirmelo dire. Devo chiederle di accomodarsi nell'altra stanza. D'accordo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono qui per Lola Shekib. È stata ricoverata stamattina. Lola Shekib. E Farid Shekib. Ah sì, Farid Shekib. Dunque, lungo il corridoio, la trova sulla destra, stanza numero uno. Ok, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei Zino, suppongo? Sì. Catherine, la compagna di Lola. Sta dormendo? Sì. Va bene, allora ripasso dopo. Ti va di prendere un caffè? Sì, lo prendo volentieri. Andiamo. Non ha mai dormito tanto, con tutto quello che ha ingerito. Per fortuna si è svegliata, ha messo il cartellino sulla porta in cui c'era scritto di sistemare la stanza. Senza quello... Mio caro Zino, non credere che il mio gesto fosse una richiesta di aiuto. Non mi piacciono i ricatti. Mi fanno orrore. Prima del nostro incontro speravo che ci saremmo visti un giorno. Poi, all'improvviso, la mia vita non ha più avuto senso. Vado a trovare la mia famiglia. Resterai sempre dentro di me. Ti auguro il meglio. Quello strambo di tuo padre, Lola. Zino. Stai bene? Sì. Devo essermi addormentata. È molto che sei qui. Beh, mi sa che anche a me piacciono i tranelli. Te lo giuro. Stavolta non l'ho fatto apposta. Ma hai fatto bene. Cioè, non hai fatto bene, intendo. Hai fatto bene a restare. Ho l'aria di un vecchio travestito. Niente affatto. Sei bello con la cravatta, stai bene. Grazie. Dammi un po' d'acqua, per favore. Muoio di sete. Tieni. Mi farai fare un giro sulla tua moto? Ma certo, papà. Ecco,
Cristo.